Il 25 febbraio presso il Centro Culturale di San Giuseppe di Amatrice sarà presentato il progetto SPRAR, Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo Rifugiati, facente capo al Comune di Amatrice gestito dalla cooperativa sociale Il Gabbiano. Abbiamo deciso che da questo momento, ha spiegato il presidente della cooperativa Claudio Lorenzini, qualunque tipo di proposta di integrazione, tirocini, formazione, azioni di sensibilizzazione, attività sociali e culturali debba venire dal basso. I cittadini potranno fare proposte e proporre i loro progetti. Sono stati dunque predisposti 3 avvisi pubblici con un ventaglio di possibili proposte che nel complesso ammonta a circa 12.000 euro di fondi messi a disposizione per le imprese, enti ed associazioni che vogliano collaborare all'integrazione e allo svolgimento del progetto. Sarà possibile chiedere fondi ulteriori al Ministero per l'approvazione di idee progettuali innovative rispetto al tema dell'immigrazione.